È morto praticamente sul colpo il 50enne bitontino che questa mattina, attorno alle 6:30, ha perso la vita a causa di un incidente sulla provinciale 231, poco dopo lo svincolo per Palo del Colle. L'auto a bordo della quale viaggiava, una Dacia Sandero, si è scontrata frontalmente con un tir carico di prodotti alimentari che procedeva in direzione opposta verso Bari. Per il bitontino non c'è stato niente da fare, i sanitari del 118 giunti pochi minuti dopo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferito, anche se non in maniera seria, l'autista del mezzo pesante che si è ribaltato sulla strada dopo lo scontro. L'uomo è stato condotto al policlinico di Bari. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri, gli agenti della polizia municipale e del locale commissariato, oltre ai vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre dalle lamiere il corpo dell'uomo. Notevoli i disagi per la circolazione che è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia. Si tratta dell'ennesima vittima della strada in quel tratto della provinciale 231 che, nonostante l'intenso traffico da cui è interessata, resta molto pericolosa. Il progetto per l'allargamento a 4 corsie giace nei cassetti della provincia da quasi 30 anni, mentre i 24 milioni di euro che nel 2010 l'allora assessore ai trasporti Michele Labianca aveva promesso di investire per questa e altre opere sulla provinciale si sono rivelati solo fumo negli occhi.